iniziare innanzitutto a scrivere, quindi è un percorso che nasce dalla scrittura, dalla voglia di scrivere, e quindi devo dire che la prima cosa che ho fatto è un proprio laboratorio, e ovviamente non avevo lì dei maestri, nel senso che non quelli che uno incontra e che sceglie e poi a un certo punto si ha la fortuna di incontrarli, e quindi niente di strutturato in qualche cosa che possa somigliare a una scuola. Però da lì, da questa fantasticheria, sono passato ai fatti, cioè lì la cosa della scrittura è che tu prendi i fogli, cominci a scrivere e poi a un certo punto hai scritto un romanzo, e nel mio caso è accaduto questo, che la prima mola è stata scrivere un romanzo che era anche piaciuto a quelle persone che io reputavo per me i miei maestri, e che ho invece, per una forma di pesante autocensura, io ho lasciato in un cassetto ed è ancora lì. E poi mi sono messo a fare cinema, nel senso che ho fatto l'assistente, ho fatto un percorso che già allora era inattuale, nel senso che non si usava più tanto fare l'apprendistato classico. Ho cominciato con dei registi importanti, il primo è stato Francesco Rosi. Io penso di essere nata col desiderio di fare l'attrice, perché non ricordo un momento in cui non l'ho fatta. Quindi per me era come se fisicamente, non andiamo a ricercare le cause storiche, psicanalitiche di perché uno fa l'attore, però è una cosa che io ho sempre saputo che avrei fatto e non lo so perché. Mio padre mi ha detto ti mando i carabinieri, e io sono andata a Roma lo stesso e ho fatto la carriera. I carabinieri, chiuso con mio padre, quindi insomma anche quelle cose di miseria, di povertà, delle pensioni romane. Periodo tra i più felici della vita, poi ovviamente, no, perché andati liberi, cioè è un gran momento. Il piacere che mi danno i grandi attori, questo vivere vite di altri, reinventandosele, portando te, pensavo fosse uno dei lavori più belli del mondo, che ti potessero far donare delle cose agli altri, ma anche riceverne molti. Gli incontri con gli attori, mentre parlava Anna, ricordavo a proposito di cosa significa un certo tipo di esperienza, cosa puoi tesaurizzare del tipo di rapporto che poi ti porterai dietro. Puoi immaginare incontrare De Sica, Sofia Loren, eccetera. E mi ricordo, mi è rimasta proprio come una delle cose proprio capitali, mi ricordo un momento di grande crisi in cui De Sica aveva davanti Richard Burton completamente ubriaco, cioè non si poteva, tremava tutto. Allora lui, avendo fatto un primo piano a Sofia Loren, a un certo punto dice adesso andiamo avanti, fa... Allora Richard Burton, ubriaco però, dice ma scusami, perché non mi fai il primo piano? A questo punto De Sica fa una lezione recitando lui e gli spiega perché è molto meglio lui di spalle. Io non ho mai visto un atto di potenza proprio demiurgica del regista che nega e che lo fa facendolo da attore straordinario, dimostrando che effettivamente di spalle era molto più drammatico. Nel caso di Anna, noi abbiamo fatto delle cose insieme anche in teatro, e quindi si è stabilito un rapporto di amicizia, di sodalizio, e quindi era molto importante in questo film, proprio per tutte le figure più o meno grandi del film, che ci fosse una capacità, anche i ruoli che hanno uno sviluppo non lungo, anche il ruolo di Anna è rimasto molto inciso, ma se si va a vedere è un ruolo che è proprio perché lei riesce a donargli qualcosa di sorprendente in tutti i suoi momenti. Quindi la ricostruzione è stata relativamente facile, almeno per quello che ci siamo dovuti dire. Era abbastanza chiaro il gioco di labirinti
mi interessava creare tra questi due doppi e questa donna che è una del partito, che poi scopriremo a un certo punto del film che è anche legata sentimentalmente all'altro fratello. No, volevo aggiungere, perché tu non pensi che siamo tutti così nobili, siamo anche, cioè io avevo molto amato il romanzo perché mi sarebbe piaciuto fare il film, però quando Roberto Tò mi ha proposto il film, ho detto no, ma la parte è troppo corta, perché bisogna dire che noi diciamo una cosa, ho detto scrivimi almeno altre due o tre righette. La vita è talmente anche assurda che veramente certi incontri sono una grande prerogativa che abbiamo, quindi sono cose meravigliose che sono iscritte in percorsi che devono avvenire.